nuovo video haul e si tratta di un unboxing più che un video haul enorme, gigante, tipo l'unboxing più grande che abbia mai fatto. E chi aveva visto l'ultimo vlog, secondo me, sa già di cosa si tratta. Perché proprio in quel vlog vi avevo detto che avevo fatto un mega ordine super super gigante su Amazon Pantry, che credo si pronunci così perché nel video nessuno mi aveva corretto la pronuncia, quindi dovrebbe essere giusta, però potrebbe anche essere che non lo sia, quindi nel caso non facciamoci caso come al solito, però è scritto come l'ho pronunciato così almeno si capisce. Comunque si tratta di questo servizio di Amazon in cui praticamente si può, non so quante volte ho detto praticamente, comunque si può acquistare una box che nel mio caso ho pagato 3,99 euro. Non ho idea se ci siano diverse dimensioni, però si può riempire di vari prodotti. La cosa bellissima è che appunto si possono mettere tantissimi prodotti diversi. Io ho scelto principalmente cose per la casa e per la cura della persona, cioè quelle classiche cose che vanno via come il pane, tipo i dischetti struccanti, oppure i detersivi, oppure le cose per lavarsi, oppure vari altri oggettini che tutti usiamo quotidianamente e che sono poi quelli che secondo me costano anche effettivamente di più al supermercato, cioè mettendomi a fare un calcolo dovrei aver risparmiato intorno ai 50-70 euro, quindi assolutamente un risparmio molto molto consistente. E la cosa fighissima è che non ho scelto prodotti di marche diverse o comunque prodotti diversi da quelli che uso di solito, cioè sono proprio i marchi che uso abitualmente e non so perché su Amazon costano meno, a volte addirittura la metà, cioè è una cosa incredibile. Io comunque ho riempito la box fino al 97, fino al 99,7% mi pare, quindi praticamente ho usato qualsiasi spazietto libero, infatti ce l'ho qui davanti, ma non riesco nemmeno a sollevarla per farvela vedere. In più penso che non ci starebbe nell'inquadratura, quindi adesso cercherò di capire come posizionarvi e la andiamo a spacchettare tutta insieme. Come sempre vi dico anche il totale dell'ordine, tanto ce l'ho qui se non sbaglio, esatto. È qui su Amazon. Allora, in tutto ho speso 95,34 euro, compresi i 3,99 euro della scatola, che allo stesso tempo hanno anche la spedizione inclusa. Ho fatto l'ordine di giovedì, se non sbaglio, giovedì mattina intorno alle 8:30 e l'ho ricevuto lunedì intorno all'1:30, 2:30 di pomeriggio adesso. Non so dirvi con precisione l'orario, però è arrivato abbastanza in fretta, quasi come se fosse un ordine Prime. Non l'ho specificato all'inizio perché avendo fatto l'ordine con voi, cioè durante il vlog, in realtà forse non ce n'era bisogno, però sempre meglio dirlo, ovviamente non è un video in collaborazione con Amazon e non è neanche il programma di affiliazione di Amazon, e questa cosa ci tengo a sottolinearla perché spesso sotto alcuni video ci sono i link con la possibilità di avere una piccola percentuale dalle vendite dei prodotti che si mostrano nei video. Io sono talmente stordita che, a parte non sapere neanche come fare a generare questa cosa, però in generale lo sapete che mi dimentico addirittura di mettervi i link dei miei video quando ve lo dico, quindi figuriamoci se dovessi anche ricordarmi di mettere i link di affiliazione. Quindi è un video che mi sono autosponsorizzata un po' come al solito. Adesso tutte le premesse sono andate, spero di non essermi dimenticata nulla e cerchiamo di capire come spacchettare questo pacchettone enorme. Non so bene se mi vedete, sono qui dietro e questa è la dimensione del pacco di Amazon. È veramente gigante, praticamente occupa tutto il tavolino. Mi è sembrato il modo migliore per farvelo vedere, mettermi qui e non so bene, tanto non è importante vedere la mia faccia, quindi direi che iniziamo ad aprirlo, non vi dico per alzarlo e metterlo qua sopra, sono state le comiche, però va bene, potevamo immaginarlo. E adesso andiamo ad aprire il pacco più grande della storia dei pacchi che abbia mai ricevuto qua in casa. Allora, togliamo tutte queste cose che poi metteremo lontane dalla portata di Moiki. È imballato super 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 bene, questa è una cosa fantastica. Nota iperpositiva, teniamole qua dietro di noi e qui dentro abbiamo, io non so se riuscite già a vedere qualcosa, cerco di inclinarlo un pochino. Comunque ci sono tutte le cose che ho ordinato, che sono appunto cose di prima necessità, tra virgolette. Allora, andiamo un attimino random. Ho preso i fazzoletti, ho preso questi qui della Foxy, che sono poi i fazzoletti che compro normalmente anche al supermercato. Ed è una confezione da 12 di fazzoletti standard e l'ho pagata 1,59 euro, anzi sono 12 più 3 in omaggio, quindi
veramente ho una scorta di fazzoletti che sono una cosa che io finisco tantissimo e li ho pagati davvero davvero poco. Poi ho preso il Lisoform detergente, questo pack da 2 addirittura confezioni, una cosa che io uso tantissimo, lo trovo un ottimo disinfettante, trovo che smacchi, che igienizzi, cioè a me piace veramente tanto, lo uso un sacco. Ancora il sigillo di garanzia è proprio iper super sigillato, anzi sono proprio iper super sigillati. Adesso li ho sballati e comunque li ho pagati in tutto 2,32 euro. Mi sono tenuta qui il cellulare per riguardare e non sbagliare i prezzi, cioè 2,32 euro in tutto. Poi sempre per la casa, cookie gelo più, questi qua sono i sacchetti per il freezer da 20 pezzi, formato medio 23 x 32 cm, li ho pagati 1,06 euro. Poi una cosa che compro sempre sempre perennemente alla CIDAC e che pago veramente tantissimo sono i sacchi neri, che sono una cosa che soprattutto in questa stagione a me serve un sacco, perché sapete che inizio a tagliare l'erba eccetera eccetera. Comunque penso che i sacchi neri siano una cosa che in generale serva un po' a tutti. Questi sono quelli giganti da 150 litri e li ho pagati entrambi 2,79 euro, cioè una cosa che non ci potevo credere. Forse alla CIDAC non me la cavo a comprarne uno a 2,79 euro. Poi nel vlog sarebbe interessante andare insieme e provare a vedere quanto avrei speso comprando le cose direttamente al supermercato, così facciamo anche una differenza. Non so, fatemi sapere voi se potrebbe essere una buona idea. Ah, ecco che me li stavo perdendo per strada, ho preso sempre 2 confezioni di fazzoletti, avendo visto, infatti mi faceva strano perché avendo visto il prezzo e sapendo la velocità con cui li finisco avevo detto ne prendo 2, infatti ne ho presi 2, solo che c'è un pacco talmente grande che ci sono un po' di cose nascoste. Poi ho preso della Cookie la carta forno antiaderente, anche questa qui la uso veramente tantissimo perché io uso un sacco il forno e faccio anche un sacco di surgelati, ma questa cosa la sapete dai vlog, quindi è una cosa che uso tantissimo e anche questa l'ho pagata veramente pochissimo ed è la solita che compro normalmente anche nei vlog alla CIDAC. È quella da 25 metri e l'ho pagata 3,60 euro, cioè entrambe 3,63 euro, quindi 3,63 euro in tutto, incredibile. Poi della Scottex ho preso questo set di tovaglioli fantastico, questi qua sono i tovaglioli bianchi classici che uso sempre e l'ho pagato 1,29 euro, cioè vabbè, non so neanche più a soffermarmi, non riesco a capire, sono esattamente le stesse cose che trovo al supermercato però costano molto molto meno. Mastro Lindo, questa qui è la gomma con triplo strato, quella che serve per pulire varie cose, per strofinare le superfici, insomma è la gomma magica, quella con i 3 strati, la classica che compro sempre, anche in questo caso l'ho pagata pochissimo, nel senso che costava 2,05 euro, infatti mi sono poi pentita di non averne prese di più perché queste qui effettivamente le uso tanto e comunque si consumano, però va bene, ci rifacciamo poi nel prossimo ordine. Poi ho preso 3 confezioni di queste salviettine intime della Nivea, queste qui sono fantastiche, io le uso un po' per tutto, le tengo sempre in borsa, ne ho una confezione in macchina, ne ho una confezione anche vicino alla postazione make up, quindi sono una cosa che di nuovo nel mio caso va via come il pane. E queste le ho pagate 1,36 euro l'una, se non sbaglio, non sto più capendo, non mi sto più ritrovando neanche sul sito nell'ordine, però intanto il pacco inizia ad essere un pochino più leggero e anche un pochino più vuoto. Sono io che devo cambiare posizione perché sennò oggi ci lascio le ginocchia perché è troppo alto e quindi non riesco a sedermi, però allo stesso tempo sono troppo bassa io, cioè devo stare in questa posizione, va bene così. Allora andiamo avanti, ho preso 2 confezioni di carta igienica Regina, altra cosa che tipo veramente qua in casa finisce sempre, non so se è una cosa tanto carina da dire, però diciamo che va via come il pane anche la carta igienica ed è una cosa che trovo sempre molto molto costosa, infatti non la prendo quasi mai alla CIDAC perché lì è veramente cara, ma di solito la prendo al Carrefour dove costa un po' meno, però così poco non l'avevo mai trovata. Questa qui è quella 3 veli e l'ho pagata 3,50 euro l'una e ne ho prese appunto 2 confezioni, così per un pochino ne abbiamo. Ovviamente immancabili i dischetti struccanti, questi qui sono quelli della Cotoneve che io uso sia per il viso che per gli occhi, li uso veramente per tutto, con l'acqua micellare sono stupendi e questi qui li ho pagati 1,69 euro e ognuno
ha 80 pezzi all'interno, giusto se non sbaglio. Sì, dovrebbero essere 80 e 8, sì, 80 dischetti levatrucco orlati, cioè sono anche quelli che hanno proprio la rifinitura sul bordo, che è una cosa fantastica, cioè trovo che siano tra i migliori dischetti struccanti in assoluto, solo che appunto è un'altra cosa che non costa poco prendendola alla CIDAC, ma neanche al Carrefour. Una delle cose che ho pagato di più in assoluto è stato questo maxi pack, o maxi pack, non so come chiamarlo, comunque questo formato gigante delle pastiglie per la lavastoviglie. Intanto arriva anche Moiki a vedere cosa ho comprato. Sono tutte cose che non ti interessano secondo me. Comunque ho preso questo formato gigante del Finish tutto in uno Max, che è quello che ha la pallina, per intenderci, vabbè, il classico Finish che uso per la lavastoviglie. Qui dentro è quello al limone e ci sono 100 pastiglie, non è necessario scartare la pastiglia, sì. Queste cose le so, è proprio il classico, però è il formato gigante e l'ho pagato 8,90 euro, che direi è veramente, praticamente forse è il prezzo che pago per il formato quello classico, che forse ne ha dentro addirittura meno della metà, una cosa del genere, cioè è incredibile davvero. Più andavo avanti su Amazon più mi stupivo di quello che c'era e dei prezzi fantastici. Poi ho preso il Napisan, questo qui gigante igienizzante, che è l'additivo per bucato, insomma il Napisan io lo uso tantissimo, penso di avervelo detto infinite volte anche nei vlog, è davvero un prodotto con cui mi trovo molto bene, poi è igienizzante, io sono super fissata, avendo anche gli animali in casa, vabbè, ho queste fisse che ultimamente crescendo barra invecchiando stanno anche peggiorando, quindi non potevo farne a meno, è uno di quei prodotti che compro all'inverosimile. E l'ho pagato 5,88 euro. Questo qui è il formato da 2,4 litri, infatti è enorme. Acqua micellare, questa qui della Garnier, che uso da tantissimi anni. Questa qui è la tutto in uno per pelli sensibili, di cui vi ho parlato infinite volte, quindi non starò assolutamente a soffermarmi. Tra l'altro era super sigillata, questa l'ho pagata 2,99 euro, lo so, è pochissimo. Poi spuma di champagne a Marsiglia, questo qui è il sapone liquido, che è quello con la nuova formula più cremosa. È assolutamente un prodotto con cui mi trovo bene, soprattutto perché non mi dà problemi di dermatite, che lo sapete che a me in questa stagione viene tantissimo anche sulle mani, quindi sto molto attenta ai prodotti che compro e questo qui mi piace, mi trovo bene, ha un ottimo rapporto qualità prezzo, secondo me è la versione da 250 ml e l'ho pagato 1,49 euro, potevo anche prenderne due già che c'ero, non ci ho pensato. Poi ho preso lo shampoo, questo qui della Ultra Dolce Garnier, questo è quello alla mandorla dolce e fiori di loto, che è uno shampoo che a me piace veramente tantissimo. Questo qui è per tutta la famiglia, nel senso che è uno shampoo per uso quotidiano e lavandomi i capelli molto spesso, un po' perché sono fissata, un po' perché faccio sport, comunque è una cosa che utilizzo tanto e l'ho pagato 1,99 euro. Ancora salviettine, però in questo caso sono salviettine struccanti, sono quelle di Licia all'acqua micellare, che non avevo mai provato, ero curiosa e quindi le ho prese. Queste qui le uso soprattutto quando viaggio, comunque quando devo stare via qualche giorno, perché le trovo più comode che portarmi dietro la versione gigante dell'acqua micellare. Queste le ho pagate 1,50 euro, poi comunque le proverò e vi farò sapere come mi trovo, ci sono 20 pezzi. Poi ho preso questo bagno delicato della Fissan, che è un detergente apposta per le pelli sensibili o comunque è studiato per i bambini, io mi trovo molto bene soprattutto quando ci sono periodi in cui ho la pelle particolarmente piena di dermatite, più stressata, è un prodotto che mi piace tanto, quindi già che c'ero l'ho comprato. Questa è la versione da 400 ml e l'ho pagata 2,52 euro. Mi piace un sacco anche il fatto che abbia l'erogatore così puscioso. Ancora ho preso i cotton fioc, questi qui della Cotoneve, indispensabili perché io li uso anche per andare a togliere la riga di eyeliner, così non vado a dare fastidio all'extension alle ciglia, insomma li uso un po' per tutto in realtà i cotton fioc. Sono proprio un prodotto indispensabile che compro e ricompro e li ho pagati veramente pochissimo, perché questi costavano 1,80 euro e sono 200 pezzi. Poi sapone liquido sempre per le mani, questo qua è super super idratante, è quello della Vidal al talco liquido, anche un profumo buonissimo, infatti di questo mi piace un sacco anche la versione bagno schiuma e l'ho pagato 1,30 euro, infatti mi sono pentita di non averne presi anche un po' di più, però va bene, direi che adesso di cosine ne abbiamo prese, quindi semmai ci pensiamo quando farò il prossimo ordine sul sito. Altra cosa che ho pagato parecchio tra virgolette, ma meno di quello, meno del prezzo che c'è in negozio, soprattutto da Sephora, perché
da Sephora le trovo molto più costose. Comunque ho preso un'altra Tangle Teaser, ho preso la versione quella proprio classica classica nera, e questa qui in generale è la mia spazzola per i capelli preferita. La usavo tantissimo già prima di mettere l'extension, perché va bene sia per la doccia, quindi per i capelli bagnati, che per i capelli asciutti, e adesso che ho l'extension la uso ancora di più, perché veramente ho proprio notato che non le spezza ma pettina davvero bene, cioè lo faceva già con i miei, figuratevi con l'extension. L'ho pagata 7,05 euro, quindi decisamente meno di quello che costa da Sephora. Poi ancora ho preso l'acqua micellare della Bioderma, anche in questo caso l'ho pagata pochissimo rispetto a quello che la pago qui in farmacia da me, che sapete non esiste neanche la versione da 500 ml ma c'è solo quella da 250, che io pago di solito intorno ai 14 euro, e considerate che appunto è la versione, la metà di quantità rispetto a questa. Invece questa qui, che è la versione grande, l'ho pagata 14,65 euro, quindi assolutamente un super super risparmio. Un prodotto che comunque io uso, strauso, riuso, ricompro, quindi è veramente qualcosa di utilissimo per me, perché non posso usare nessun altro tipo di struccante, perché sapete che gli struccanti oleosi con l'extension alle ciglia non vanno bene, quindi senza questa e senza l'acqua micellare in generale sarei persa. E per finire ho preso anche due confezioni di questi, ossia degli asciugoni Regina, altra cosa che qui dentro va via come il pane. Li ho provati anche questi, molto molto economici rispetto al supermercato, sono un altro prodotto tipo la carta igienica che cerco sempre di comprare in supermercati non troppo costosi, perché veramente hanno dei prezzi assurdi a volte, e questi qua li ho pagati 2,04 euro, fantastico. E adesso finalmente riesco a sollevare lo scatolone, mi sembrava qualcosa di impossibile perché era veramente troppo troppo grande, adesso che è vuoto è già leggermente più maneggevole. Vediamo Moikin, io e Tiffany come si divertono, adesso ne faranno la loro cuccia, lo so già. E niente, quindi queste erano tutte le cosine che ho comprato e che mi hanno permesso di risparmiare veramente tantissimo. Era la prima volta che usufruivo di questo servizio, e visto come mi sono trovata penso proprio che ne usufruirò ancora. Anche vorrei provare a fare un ordine per quanto riguarda i generi alimentari, anche in questo caso quelli che vanno via come il pane, cioè quelli che si usano di più, che comunque qui in casa mangio di più. Con un commento qui sotto, mi raccomando, fatemi sapere cosa avreste acquistato voi, se non siete d'accordo con i miei acquisti, oppure se abbiamo preso delle cose in comune, se anche voi utilizzate questo servizio, come vi trovate, se vi piace, cosa mi consigliate di prendere, cosa invece mi sconsigliate. Insomma, come al solito, fatemi sapere tutto con un commento qui sotto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video.